Buongiorno a tutti, grazie Vede? dell'invito e partiamo subito. Parleremo di cose in gran parte già sentite, ma che confermano l'idea dell'integrazione tra le varie discipline. Avanti. La prossima. Ecco. Ingegneria naturalistica, come è stato detto, è una disciplina tecnica trasversale che mette in relazione conoscenze di vari settori. È nata contestualmente negli anni Ottanta, in un periodo storico, e quindi, come tutte le discipline, nasce da esigenze, da esperienze, da sensibilità, con un volto rivolto già da allora al passato, alle sistemazioni montane, alle sistemazioni idraulico-forestali, ma anche un volto a futuro, come la statua di Giano, che era l'ecosistema. Quindi tecniche legate alla riqualificazione di ecosistemi degradati per cause naturali o antropiche. Avanti. Quindi il lato tradizionale, quello della stabilizzazione delle sponde, classico, che su un piccolo corso d'acqua comunque sviluppa una fascia di vegetazione ripariale, aumenta la biodiversità faunistica, migliora la qualità delle acque, ma è un aspetto dell'ingegneria naturalistica. Avanti. L'altro aspetto, che è quello dell'ecosistema, della rinaturalizzazione in genere, è stato presente fin dall'inizio. Questo è il manuale del Brennero 93, nel quale, accanto alle tecniche tradizionali stabilizzanti, c'è una visione più complessa della rinaturalizzazione. Non a caso il nostro maestro è il maestro un po' di tutti, che è Bernard Lachat. Avanti. Qui vedete con Bernard, con dei piccoli cantieri, mini cantieri in ingegneria naturalistica, ma anche quando ci ha portato a vedere i suoi interventi in Svizzera con Paola e con Alberto Loia nel 2011. Avanti. Ecco, quindi l'oggetto rinaturalizzazione. Già prima di me hanno dato definizioni assolutamente complessive e importanti, quindi non faccio altro che ribadire quanto ho già detto. Avanti. Ecco, solo rinaturalizzazione, il modello di riferimento. Il modello di riferimento è, i corsi d'acqua di 100, 200, 50 anni fa, quando c'era il pascolo, quando è ritornata la forestazione. Non è facile trovare il modello di riferimento in una situazione storica, economica e sociale che cambia. Avanti. Ecco, allora noi tutti vorremmo ritornare a ecosistemi con funzionalità originarie, ma non sempre è possibile. E poi il problema si parvalicet magnis comparare, che ha avuto Bernini quando ha fatto la fontana della Barcaccia a Roma, a Piazza di Spagna. Voi vedete che è una fontana interrata e con un getto bassissimo, mentre il Tritone, poco più in alto, è molto più alta, c'è un getto molto elevato, eccetera. Il vincolo qui era la pressione dell'acqua, non c'era la pressione, e quindi si è dovuto adattare genialmente ai vincoli del luogo. Avanti. Quindi i criteri: ecosistema originario, non sempre, quasi mai possibile; un ecosistema di riferimento, puntare al massimo della qualità ambientale compatibilmente con i vincoli di spazio e economici. Avanti. Come si va per arrivare a un progetto? Facciamo nostra la visione di Socratica, che la conoscenza, che è fondamentale per decidere, non è slegata poi dall'etica, ossia dalla scelta del giusto.
Quindi la scelta progettuale deve seguire le conoscenze e deontologia. Avanti. Ecco. E alla luce di quanto è stato detto fino adesso, insomma, è chiaro a tutti che la complessità dell'oggetto del nostro interesse è tale che questi saperi non possono essere sommati, ma vanno integrati tramite il dialogos, proprio l'integrazione di saperi complessi. Avanti. Quindi il fiume, che è uno degli oggetti più complessi con i quali ci troviamo a che fare, sappiamo tutti che non è un ecosistema, è una sequenza di ecosistemi che variano da monte a valle nei vari tratti. Avanti. Che va esaminata quindi globalmente. Noi abbiamo elaborato in chiave progettuale, proprio per i progettisti, una scheda speditiva di analisi che potete trovare sul manuale, l'ultimo manuale del Lazio, il compendio, che esamina i vari settori, dalla geomorfologia, la vegetazione, la qualità dell'acqua, il regime, la fauna, avanti, e tramite delle scale esponenziali da una serie di punteggi sommati, prendendo naturalmente quanto di meglio esisteva allora e quindi spunti dall'IDRIM, che è stato prezioso. Il nostro approccio è quello, scusate, della colonizzazione romana, di prendere il meglio delle cose con cui vengono a contatto e cercare di elaborarle e di quindi anche imparando continuamente da chi ne sa più di noi. Avanti. Il risultato è una valutazione per tratti con colori diversi, che è possibile però disaggregare per componenti. Avanti. Così, ad esempio, come vedete nell'immagine precedente, questo tratto del corso d'acqua sta perfettamente a posto, opzione 0, non c'è bisogno di nessun intervento. Avanti. Quest'altro, dove evidentemente dalla scheda, ma anche a prima vista, si capisce che c'è una carenza forte nella componente geomorfologica e vegetazionale, e lì bisogna intervenire. Quindi può essere magari che la qualità complessiva viene media, ma viene media perché è frutto di una mediazione fra componenti che stanno in ottimo stato e certe in pessimo stato. Quindi dobbiamo andare a curare le componenti in pessimo stato. Avanti. È stata usata anche dalle associazioni del volontariato, come questo Insieme per l'Aniene, dove abbiamo fatto un corso e loro l'hanno usata per i 18 km dell'Aniene a Roma. Avanti. O anche in progetti più impegnativi, questo con la provincia di Bolzano, dove la scheda è stata utilizzata in maniera a più alto livello scientifico, avanti, sempre per individuare soluzioni progettuali più o meno compatibili, avanti, e poi è possibile tramite questo programma inserire le varie tecniche di ingegneria naturalistica e valutare diversi progetti, avanti. Ecco. Dopo che conosciamo, però, bisogna decidere. E la decisione è un problema che riguarda anche la deontologia. La nostra filosofia, noi abbiamo dedicato pure un libro ai principi deontologici fatto con la Regione Lazio molti anni fa, è quella molto semplice, opzione zero, sempre, dopodiché le tecniche più semplici a pari risultato. Avanti. Paolo, 5 minuti. Ok. Naturalmente una sola tipologia con un'articolazione, come in un corso d'acqua, non è possibile, vuol dire che il progettista ha lavorato male e poco. Avanti. E abbiamo fatto nostra la visione dell'Agenzia della Sena della Normandia del 2007, avanti, secondo la quale il progettista si chiede: che vuoi dalla vita? Qual è il tuo livello di ambizione? Se c'è tanto spazio, avanti.
o meglio, cominciamo da, se c'è poco spazio, comunque si può fare qualcosa, come vedete nelle immagini, eccetera, avanti, stato di corsa naturalmente, o come ha fatto Florin in zone vincolate al massimo con queste tecniche di ingegneria naturalistica, avanti. Se c'è più spazio faremo di meglio, avanti, e se c'è tanto spazio faremo come ha fatto vedere Paolo e come ci fece vedere Bernard nell'esempio massimo di Ginevra. Avanti. Un esempio adesso, 3 minuti, un caso di Giuliano di 20 anni fa, la rinaturalizzazione del Rio Fella a Tarvisio. Il Fella poi si chiamerà Tagliamento. I primi 800 metri, a seguito della costruzione dell'infrastruttura, sono stati rinaturalizzati. Avanti. Era così, avanti. Vincoli autostradali da una parte, piazzale ferroviario, quindi necessità di tecniche antierosive, ma inserimento, questa è una lista delle varie tecniche che hanno portato a un'evoluzione, avanti, alcune tecniche, avanti, terre rinforzate, vai vai, coperture diffuse, scogliere rinverdite, ha funzionato bene l'alluvione nel 2003, la collana di massi legate dal filo, avanti, i pennelli repellenti per dare un minimo di diversificazione morfologica, avanti, e questo a partire dalle 15 specie, dopo 10 anni una tesi ne arriverà di 205, vedete l'immagine del 2011, avanti, avanti, con specie rare, avanti, ecco, e ho finito. Gli strumenti, insomma, sul sito dell'AIPIN trovate tante pubblicazioni, avanti, ma non è così facile. I tedeschi, gli amici tedeschi, tanti anni fa ci hanno insegnato le due G, Grüngeld, cioè spazio e soldi, ma non basta, avanti. Come sapete, come sappiamo noi in primis, da 30-35 anni gli interventi realizzati in nome anche dell'ingegneria naturalistica sono moltissimi, sono impresentabili perché fatti da incompetenti. Adesso che arrivano i soldi dell'Unione Europea siamo tutti preoccupati di una pioggia di interventi fatti male e inutili spesso, per cui è fondamentale la formazione delle imprese e dei progettisti, avanti, e anche e soprattutto il monitoraggio. Avendo a che fare con interventi la cui codifica strutturale di elaborazione di algoritmi non è semplice, dobbiamo curare al massimo il monitoraggio degli interventi esistenti. Qui c'è un esempio fatto con la Regione Lazio, avanti. E quindi conoscere, learn by doing, decidere sapendo chiaro quello che uno vuole dalla vita, facendo quindi i conti con i vincoli, secondo criteri deontologici e facendo proprio il motto socratico, il futuro è ricerca e monitoraggio. Penso di aver finito, grazie. Grazie Paolo, grazie ancora anche per essere stato nei tempi, grazie anche insomma, per le sollecitazioni e anche per ricordarsi queste preoccupazioni di cui siamo tutti quanti consci, perché i soldi poi appunto, come diceva, possono essere addirittura controproducenti in alcuni casi se non sono controllati. Adesso passiamo la parola a Nicolas De Pie, che viene aiutato anche da Andrea Goltara per la traduzione. E lo ringrazio e gli lascio la parola.